Do il benvenuto a questo punto alla dottoressa Deborah Giombarresi, psicologa e psicoterapeuta. Ciao Deborah. Ciao Alessia. Allora, grazie per essere qui oggi. Parliamo del pianto in età adulta. Ecco Deborah, intanto perché piangiamo? Queste sono domande, Alessia, no? Arcaiche, perché proprio il pianto fa parte dell'essere umano, è una reazione, no? E per esprimere che cosa? Per esprimere le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Piangiamo come conseguenza al dolore fisico. Piangiamo come a seguire da quando proviamo un'emozione di tristezza, una sofferenza emotiva, no? Quando soffriamo per qualcosa, quando succede qualcosa di particolarmente forte, di particolarmente traumatico, qualcosa che ci sconvolge in un certo qual modo, allora la reazione immediata spesso qual è? È il pianto proprio. Ed è una cosa, un aspetto molto importante della persona, dell'essere umano, no? Una reazione molto importante. Delle volte poi ci sono anche questa reazione che in genere è associata a qualcosa di negativo, no? La tristezza, la rabbia, allora si esprime di pianto. Però c'è anche il pianto di gioia a volte. Brava, esatto, c'è il pianto di gioia, quindi può essere anche una reazione che poi spesso non ce l'aspettiamo, no? Quando una persona piange noi ci allarmiamo perché siamo abituati ad Si pensa così, no? Invece può essere no, perché sono felice. Esatto, perché subito c'è la reazione, dice, ma che cosa è successo? Invece poi è una reazione, diciamo, in quel caso positiva in qualche modo, no? A un positiva. Evento che è accaduto. Certo. Ecco, Deborah, oggi un po' meno, però c'è ancora comunque la tendenza a pensare che pianto in età adulta sia una manifestazione di debolezza, ma è così? Sì, la nostra cultura è una cultura un po' di censura. Le lacrime non sono viste bene, piangere non ha una connotazione o valenza positiva. Come hai detto tu, è vista come una manifestazione di debolezza. Se tu iniziassi a piangere, no? Tu pensa, no? Durante una riunione di lavoro iniziare a piangere, no? O anche in una riunione di famiglia, sarebbe strano, no? Visto dal contesto come un qualcosa di non è come se tu non fossi adeguatamente preparata emotivamente da gestire una situazione, invece come reagisci? Piangi, no? Quindi è come se ti mancasse qualcosa. Sì. E oppure pensiamo molto all'educazione maschile, no? Questi maschietti che sono stati educati come, Alessia, no? Non devi piangere. Chi piangono? Alessia, le femminucce. I maschietti non piangono. Quindi è come se quella parte, no? Abbiamo detto prima che è una risposta ad emozioni, no? Quindi è come se dovessimo quasi cambiare una risposta fisiologica, no? Sì, di gestire sì. Le emozioni. Ecco, un'altra cosa che io ho sentito dire, Deborah, a volte piangono solo i bambini, i grandi no. Sì, anche questo, perché l'adulto ha maggior ragione, no? L'adulto deve essere sempre composto, risoluto, no? Pensiamo a un uomo adulto, no? Che piange, è una cosa che ci sciocca, no? Poi guarda la cultura, no? Che mette un accento in più, è più di tipo maschile. Piange una donna, è socialmente accettato, ci sta, ok? Piange un uomo adulto, e ci sta di meno, cioè comunque dentro proviamo, no? Un po' quel discomfort. Vedi come anche quello che dicevo prima, no? La cultura come influenza. Sì. E l'adulto non può piangere, socialmente non è molto accettato. Sì. Poi Deborah, ci sono persone che piangono sempre, che non riescono a non piangere, e persone che invece non piangono mai, che quindi magari dicono non riesco proprio a piangere, quindi proprio due mondi opposti. Esatto, molto spesso questo dipende, sai da cosa? Dal modello educativo. E ritorniamo al solito discorso: se io provengo da una famiglia che mi ha insegnato a reprimere quella funzione, io chiaramente sarò un adulto che ti dice io non piango, non riesco a piangere. Di recente parlavo con una persona e mi esternava proprio questo concetto: io non ce la faccio, io vorrei piangere, mi rendo conto che delle volte ho dei pesi molto forti, molto grandi da gestire, ma non ce la faccio, so che avrei bisogno di piangere, che le lacrime sono lì ma non scendono. Quindi è molto. Ci sono altre persone invece che è proprio il canale preferenziale, no? Non appena accade qualcosa si attivano piangendo, no? Vuol dire che il canale è stato
stato sensibilizzato di più. Quella è una motivazione. Sì. Non... Ce ne possono essere poi altre, insomma. Assolutamente. Ecco, tra poco continuiamo ancora a parlare del pianto in età adulta, sicuramente ci sono tante curiosità su questo tema. Intanto però ascoltiamo una canzone prima di continuare poi a conversare sempre insieme alla dottoressa Deborah Giunvarresi, psicologa e psicoterapeuta. Quindi ascoltiamo con me, c'è Deborah Giunvarresi, psicologa e psicoterapeuta, stiamo parlando del pianto in età adulta. Ecco, abbiamo visto che utilizziamo il pianto per esprimere le nostre emozioni, i nostri sentimenti, abbiamo visto, insomma, c'è chi ha più facilità nel piangere, chi invece magari anche per educazione non riesce a piangere. Abbiamo visto che è visto un po' dalla società a volte come una manifestazione di debolezza il piangere. Però Deborah, piangere ci può fare bene, ecco, quali sono i benefici che possiamo ricavare dal piangere? La prima cosa che accade, no? La prima sensazione che avvertiamo dopo un pianto anche disperato, comunque sentito, qual è? È proprio quella sensazione di mi sento meglio, no? Ed è anche fisiologico che abbiamo quel doppio respiro quasi, ok? È proprio perché il pianto ha questa azione di ci calma, di autocalmante, no? Ed è anche spiegato da un punto di vista fisiologico, perché poi col pianto le lacrime cosa fanno, cosa attivano? Rilasciano ossitocine ed endorfine, quindi ha proprio una funzionalità, che è proprio quella di regolare le nostre emozioni. Ecco perché sono importanti le lacrime, è importante piangere, proprio perché ci portano a regolare, a ristabilizzare un equilibrio che magari un evento particolare aveva un attimino, insomma, scompensato, si era un attimino messo in mezzo. Quindi in qualche modo ci sfoghiamo, insomma. Assolutamente, in più è anche come se fosse, è un segnale chiaro, perché è chiaro che se tu vedi me piangere, la prima cosa che fai è attivarti per sapere come mai sto piangendo, quindi diventa un segnale di aiuto, ho bisogno di qualcosa, no? E attivo anche la comunità attorno a me, la famiglia, gli amici che mi sostengono, che mi supportano. Invece spesso, infatti, le persone che hanno difficoltà a piangere sono anche persone che tendono molto a gestire le loro emozioni da soli, e gli altri li avvertono sempre come persone: no, ma lui non ha problemi, ma nulla, è tutto ok. E invece quella persona avrebbe bisogno magari di essere supportata, ma non è abituata a scatenare quei segnali magari di aiuto. Certo, no? Ora non è che dobbiamo essere. Il pianto ci aiuta a comunicare, insomma, Deborah. Assolutamente. Quindi questo sicuramente è importante. Poi un'altra cosa, Deborah, a volte sentiamo di voler piangere, magari però abbiamo l'impressione che non ci sia un motivo dietro questo pianto, no? Ma si può sentire effettivamente il bisogno di piangere senza motivo, o ce n'è sempre uno dietro? C'è sempre un motivo dietro, solo che delle volte non ne siamo totalmente consapevoli. Ci capita molto spesso di sentire nella nostra vita qualcuno che ci dice sto piangendo ma non so perché. Ecco, questo è molto frequente. In realtà c'è sempre un perché, solo che delle volte è qualcosa di così tacito che risiede in memorie così antiche che avremmo bisogno, diciamo, di un aiutino in più, magari un po' più professionale, no? Per andare a capire cosa va ad attivare, no? Quella situazione di pianto, di comunque sofferenza, no? Ecco, questo è interessante. Quindi possiamo dire che il pianto ci aiuta a comunicare quello che sentiamo agli altri, ci dicevi prima, però in qualche modo ci aiuta anche a metterci in contatto con noi stessi, Deborah. Sì, il discorso che poi alla fine arriviamo sempre a questo, no? Sulla consapevolezza personale. Quando io sono consapevole di me stessa, ho anche contezza sul perché avvengono dentro di me determinati, no? Determinati fenomeni, fra virgolette, no? Quindi se piango, perché sto piangendo? Cosa ha prodotto in me
questa manifestazione che abbiamo detto può essere anche di gioia, ma può essere anche di tristezza o di rabbia. Delle volte ci sono persone che piangono proprio per autoregolare, come forma di autoregolazione della rabbia. Sono così arrabbiata che mi viene da piangere. E ci può essere un motivo chiaramente correlato, ma spesso non sappiamo qual è. Capita delle volte che non sappiamo qual è questa tristezza, piangiamo e basta. Quindi ecco, poi ci possono essere anche cause, Alessia, di matrice più, insomma, problemi risolti, traumi, depressioni. Ecco perché è importante il sostegno psicologico e fare psicoterapia in questi casi. Certo, perché ricordiamoci sempre che possiamo ritrovare il benessere, Deborah, se sentiamo di non stare bene. Assolutamente, soprattutto quando abbiamo questi casi ripetuti in cui io piango, non so perché, ed è invasivo, questo accade al lavoro, questo accade, diciamo, prima in una riunione di famiglia, eccetera, eccetera, e non so spiegarmi la motivazione che scatena dentro di me le lacrime, ecco, magari attivare un percorso di psicoterapia potrebbe aiutarci a capire le cause e quindi andare alla radice del problema, se di un problema si parla, ecco. Ecco, quindi sicuramente qualcosa di davvero, davvero importante. Importante. Grazie alla dottoressa Deborah Giombarresi, psicologa e psicoterapeuta, per aver condiviso con noi oggi queste informazioni, questi consigli, e alla prossima, Deborah. Grazie, Alessia.